giocare, abbiamo abbastanza giocatori in panchina che possono metterci, darci delle mani e portarlo di questa squadra avanti. Le preferenze, non so, forse anche come preferenza Verona, se fosse vero, lì avremmo anche pensato che, dai, li abbiamo battuti 2 volte in campionato, invece con Verona che è più tosta, metteremo la testa in più, cioè entreremo nelle partite secondo me più concentrati, vuol dire che le affronteremo a livello. Questa squadra sicuramente ha aggiunto degli obiettivi importanti che erano sempre piccoli obiettivi verso un grande obiettivo che abbiamo messo all'inizio della stagione e che speriamo tanti di raggiungerlo, però senza raggiungere questi piccoli non si arriva neanche all'Odrea. È vero che noi abbiamo vissuto enorme stress per la sfida contro Barcellona, non l'abbiamo mai nascosto ed era innegabile fosse così. E colgo quindi anche un pochino l'occasione per ritornare un po' su quello che è successo, su quello che abbiamo vissuto noi e i nostri cugini barcellonesi. Penso che da parte mia non posso non fare i complimenti a tutta Barcellona per come si è comportata in queste 4 partite e soprattutto per come poi chiaramente si è comportata a partita finita in gara 4. C'è stato questo enorme, enorme gesto di fair play, ci hanno applaudito sia in campo che fuori, forse voi non ve ne siete accorti, ma quando siamo usciti dopo la doccia dal palazzetto c'era un numeroso gruppetto di barcellonesi che hanno capito e onestamente ci hanno accompagnato in pullman. Insomma, penso che questa sia una pagina carina, no? Da vivere ed è giusto che ai barcellonesi venga riconosciuto questo. Quest'anno non ho mai ringraziato il mio staff, lo faccio oggi perché da Pepe a Foti hanno avuto una crescita esponenziale dall'inizio dell'anno ad oggi, clamorosa. Biagio, Walter, soprattutto anche Walter, un personaggio che vive un po' all'ombra, no? Un preparatore atletico che non compare molto perché non si vede, alto così, quindi. E invece fa la differenza e si parla spesso poi anche chiaramente del professor Abele Ferrarini, ma dimenticando poi il lavoro che fa Biagio, che è clamoroso, tutto il nostro staff medico, da Cariani alla Madonnina, a Centorino, tutti quelli che sostanzialmente ci hanno permesso di arrivare qua. Noi, per fortuna, abbiamo la fortuna di avere 10 ragazzi che insomma, che calcoli di questo tipo non ne fanno, insomma, vorranno vincere la partita. Se mi chiedi tra Verona e Veroli, chi preferivo, come hai chiesto a Sandro, penso che Veroli abbia giocato una pallacanestro clamorosa. Penso che, e mi piace dirlo, Ramondino e Corbani, insieme a Buscaglia, siano stati gli allenatori che a me hanno, per come giocavano la loro squadra, impressionato di più. Ho avuto la possibilità di dirglielo sia a Fabio che a Marco. Spero di avere la possibilità di poterglielo dire anche a Buscaglia tra un po' di tempo. E, però parlandone proprio con Marco, con Ramondino, Verona è più forte. Verona è stata costruita per vincere ed è stata costruita secondo me una squadra forte anche in modo oculato. Durante il periodo invernale ho ricevuto, come spesso accade, una telefonata da parte di Cecco, con cui ho giocato tanti anni a Varese, dove appunto in modo molto, molto sereno, ma anche altrettanto convinto, mi ha chiesto se c'era la possibilità che un giorno anche molto vicino prendessi in considerazione di andare a Varese. La prima cosa che ho fatto sono andato a Enzo e glielo ho detto. La prima cosa che ho fatto, pur dicendo a Cecco che non l'avrei detto a nessuno, ma per me dirlo a Enzo e a Peppe, anzi Enzo, Peppe e Carmelo Perrone, è come raccontarlo a casa. Da lì a dire che io andrò a Varese ce ne passa, tra lì e dire che io ho già firmato per Varese ce ne passa ancora di più, tra lì e dire
io amo questo posto e che ho sempre detto che è l'altro posto che amo la follia, esattamente come amo l'Orlandino, amo il Varesino piuttosto che il Varesotto, è la verità. E questo vuol dire tutto e niente, ma lo potevo dire anche un anno e mezzo fa che è così. Semplicemente ad oggi, grazie a questo posto straordinario e a questa annata straordinaria, tutti noi avremo chi più chi meno delle richieste. Ma penso che nessuno di noi in questo momento pensi a cosa succederà il prossimo anno.